Salve a tutti. L'uomo impegnato in economia, l'imprenditore, il mondo economico che fa profitto, si può declinare in tanti modi. Oggi facciamo questa riflessione direttamente col professor Luca Grion, che insegna filosofia morale all'Università di Udine. Ecco proprio per noi le sue riflessioni. Professore Grion, la massimizzazione del profitto è la vocazione principale dell'imprenditore, ovvero qual è l'immagine dell'uomo che bisogna tenere presente nell'attività economica, perché ciò influenza l'attività economica? Diciamo che la massimizzazione del profitto è ben rappresentativa di un certo modo di concepire l'imprenditore, quello che troviamo nei film dedicati a Wall Street, ad esempio. Ma non è l'unica immagine dell'imprenditore e forse non è neanche quella più autentica. L'imprenditore è un uomo che mette il proprio coraggio al servizio di un'idea per produrre ricchezza, questo sì. Ma la ricchezza si può produrre in tanti modi e con molte finalità. Chiaramente l'imprenditore deve creare profitto, altrimenti non sarebbe un imprenditore, ma nel farlo si può preoccupare anche di molto altro, cioè del come lo realizza e del perché lo realizza. E quindi dentro quella realizzazione di ricchezza c'è spazio anche per tanti altri valori, e quindi per la solidarietà, per l'impegno, per l'ambiente. Ecco, io direi che un imprenditore che è capace di guardare solo alla massimizzazione del profitto è quello che alcuni chiamano un idiota sociale, cioè qualcuno che mette tanta intelligenza ma è miope e non vede tutto il bene che attraverso la produzione di ricchezza potrebbe generare. Dunque leggo tra le righe che la parola profitto non ha una declinazione sola, ma più declinazioni. Sì, a meno che noi non pensiamo al profitto solo in termini di massimizzazione del capitale. E allora se quella parola la usiamo per indicare quel tipo di finalità, possiamo dire che ci sono poi altre finalità che sono però altrettanto profittevoli. La cura dell'ambiente, cioè il generare ricchezza nel rispetto dell'ambiente, è profittevole per la società. Creare dei posti di lavoro che rispettino la dignità della persona altrettanto. Quindi la sfida dell'imprenditore, dell'imprenditore consapevole, dell'imprenditore che non è egoista e miope, ovvero interessato solo ad una cosa, ma uomo fino in fondo e quindi interessato a esprimere tutto il suo potenziale, è un imprenditore che cerca di equilibrare tutte queste finalità, generare ricchezza, altrimenti non sarebbe un imprenditore, e di farlo in modo da non incidere negativamente sull'ambiente e di riconoscere la dignità delle persone, perché i suoi dipendenti, i suoi collaboratori sono prima di tutto persone. Professore Grion, parlando anche di impresa e di impresa cooperativa, dove una, diciamo, dei valori, delle regole di riferimento è la mutualità, in questo caso, declinandola col profitto, la mutualità va d'accordo? Può andare d'accordo, e la storia della cooperazione ci racconta molte storie di successo. Ed è interessante che la cooperazione nasce proprio da un'idea integrale di uomo. Non c'è solo l'homo economicus autointeressato, ma c'è la persona che riconosce il valore delle relazioni. Ed ecco allora che la mutualità, la solidarietà, la democrazia, una testa, un voto, sono tutte forme che riconoscono questa pluralità di dimensioni dell'umano anche nel mercato e soprattutto all'interno della logica di mercato. Perché, ripeto, noi parliamo sempre di imprenditori la cui finalità è quella di generare ricchezza affinché questa possa migliorare le vite di tutti, ma nella consapevolezza che chi persegue questo risultato non è un soggetto autointeressato, un razionale egoista, ma è una persona che sa che la propria felicità nasce dalla capacità di essere generativi, cioè di fare qualcosa di buono per altri. Oggi va molto di moda parlare di generatività, ma generativo è colui che si preoccupa di generare bene nelle persone che vivono con lui, di custodire, di promuovere relazioni buone. E questo il mercato lo può fare, noi lo sappiamo perché l'Italia è stata la culla dell'economia civile. I francescani hanno inventato la logica, la semantica, la sintattica della finanza. L'hanno fatto in modo molto pragmatico, volevano risolvere un problema, il fatto che l'usura generava miseria e la miseria portava in dote tutta una serie di peccati. Bene, loro hanno fatto vedere che si può rispondere ad un bisogno, si può promuovere ricchezza, ma in dialogo coi valori. E questa è la sfida che oggi abbiamo di fronte.